Ciao a tutti community e benvenuti in questo nuovo video. Oggi riorganizzazione di tutta la cucina e della dispensa. Vi farò vedere tanti trucchi utili per organizzare al meglio i piccoli spazi. Inizio però svuotando la lavastoviglie. La sera prima ho voluto sperimentare una ricetta. Sarebbe un pan bauletto fatto con metà farina di riso e metà farina zero. Sinceramente non è venuto come speravo, quindi la ricetta non la ripeterò sicuramente. Però ovviamente ora dovrò mangiarlo. Qualunque cosa preparata solitamente non dura più di 3 giorni perché si rovina o assume una brutta consistenza. Proprio per questo è mia abitudine conservare in congelatore tutto quello che è possibile. Infatti, come disse nel suo libro la dottoressa Di Fazio, il gel è senza dubbio il più sano e il più sicuro dei conservanti. Taglio le fette e le ripongo in dei contenitori ermetici e le metto poi a congelare. Queste le mangerò tostate a colazione con del burro d'arachidi. Ora che ho fatto un po' di disastri con queste briciole, ne approfitto per farvi vedere il nuovo arrivato, l'aspirapolvere ProShenic P11 Mopping. Aspira, ma può anche lavare utilizzando il suo apposito accessorio per il lavaggio del pavimento. Ha un indicatore del livello batteria e 3 modalità di aspirazione. A differenza del modello ProShenic P12, questo è molto più leggero e maneggevole. Ma ora invece vi faccio vedere quanto è potente. Aspira addirittura i pezzi grandi di cibo in una sola passata. È formidabile. Passo poi al lavaggio del pavimento con il modello ProShenic F10. Se mi seguite da tempo ormai sapete che ProShenic è un marchio che adoro perché è ottimo. ProShenic F10 è fornito di un kit di ricambio rullo e filtro, una spazzola per la pulizia e il porta accessori. È dotato di un serbatoio per l'acqua sporca e uno sul retro per l'acqua pulita. Per procedere alla pulizia basta inserire un tappo di soluzione detergente nel serbatoio dell'acqua pulita e riempire con acqua. Io sto già testando da diverse settimane questo prodotto e sono molto soddisfatta. Ma per testare meglio la qualità di questo prodotto ho deciso di buttare delle briciole alla terra e vi faccio vedere come si comporta. Guardate le briciole dove sono finite. Ha fatto un ottimo lavoro. Ovviamente non sostituisce il tipico lavaggio con acqua e mocio, ma è molto ma molto utile per le pulizie veloci. Alla fine di ogni utilizzo lo metto nella sua base di ricarica e avvio il ciclo di autopulizia. E così il gioco è fatto. Questo prodotto lo straconsiglio per chi in settimana ha poco tempo a disposizione, ma ci tiene comunque a fare un lavaggio veloce al pavimento. Se siete interessati all'acquisto di questi modelli ProShenic, vi lascio sotto in descrizione i link diretti per l'acquisto. Inoltre vi lascio dei codici sconto che fanno sempre comodo. Ma ora iniziamo con la riorganizzazione. Oggi in particolar modo mi dedicherò a riorganizzare 3 parti principali. Questa è la prima anta che al rientro dalle vacanze è quasi vuota, infatti dovrò rifornire tutti i barattoli con i vari tipi di pasta. La seconda anta in cucina dove tengo le spezie, farine e tisane. Ed infine la dispensa, che non è combinata malissimo ma posso ottimizzare un po' di cose. Quindi ora partiamo dalla cucina svuotando la prima anta. Il primo consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare dei contenitori in plastica o vetro per organizzare meglio tutto. Io mi trovo benissimo perché in questo modo tutto sembra più ordinato. Inoltre gli alimenti, essendo chiusi ermeticamente, non perdono la loro consistenza. Non dovete necessariamente acquistare dei contenitori, ma potete ad esempio riciclare dei barattoli della passata di pomodoro, dei sottaceti e così via. Diciamo che averli tutti simili tra loro sarebbe l'ideale. Igienizzo tutto con il mio multisuperficie preferito, cioè il Napisan. Per separare i ripiani e ottimizzare lo spazio possono esservi utili dei separatori, come ad esempio io utilizzo questo piccolo estratto preso da IKEA. Se ne avete bisogno ormai li trovate dappertutto.
Avevo fatto fuori quasi tutta la pasta, quindi è il momento di riempire nuovamente tutti questi barattoli. Posiziono sul lato tutti i barattoli che sono già pieni, in modo da farmi spazio e concentrarmi solo sui barattoli da riempire. Un suggerimento è di ottimizzare sempre gli spazi adoperando contenitori di dimensioni perfette per il contenuto che dovete inserire. Come in questo caso, il contenuto era molto piccolo rispetto al contenitore utilizzato, quindi ne ho preso uno più piccolo in modo da ottimizzare gli spazi. Quando riorganizzate la dispensa è molto utile eliminare tutte le confezioni degli alimenti che sono ingombranti e che creano disordine visivo. Una cosa che non dovrà mai mancare per l'organizzazione della dispensa è dello scotch di carta e una penna. Questi serviranno per annotare i tempi di cottura su ciascun barattolo. Utilizzo lo scotch di carta perché è molto semplice poi da rimuovere. Un'altra cosa importantissima quando si riempiono i barattoli con prodotti appena acquistati è mettere da parte quello che c'è già all'interno del contenitore, riempire con il prodotto appena acquistato e poi mettere sopra l'alimento vecchio, tra virgolette ovviamente, in modo da consumarlo prima. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. Inizio a riposizionare tutto organizzando con una certa logica. In basso metto principalmente tutta la pasta, il riso, la frutta secca e tutto quello che utilizzo quotidianamente. Nel ripiano in mezzo metto tutto quello che serve per la colazione e qualche snack. In alto invece metto quello che utilizzo di rado. E questo è il risultato della prima anta ben organizzata. Passiamo ora a quella successiva. Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the. Svuoto i contenitori di caffè, zucchero e sale in modo da lavarli bene e poi riempirli nuovamente. Una volta lavati i contenitori, riempio ciascun barattolo con i prodotti appena acquistati, mentre in alto inserisco il contenuto che c'era prima. È molto importante seguire questi accorgimenti per fare in modo che l'alimento vecchio che metteremo in alto venga consumato per primo. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by you. Per riempire i barattoli consiglio di utilizzare sempre un imbuto, in modo da non far cadere fuori tutto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Ne approfitto per lavare tutte le vaschette, così sarà tutto pulito e super ordinato. Cerco di eliminare tutto l'eccesso delle confezioni di plastica e di carta, così sarà tutto più ordinato e meno ingombrante. Queste confezioni sono quasi vuote e hanno pochissimo prodotto, così per ottimizzare lo spazio ho deciso di prendere dei contenitori piccoli e organizzare tutto qui dentro. Fecola di patate ne è rimasta pochissima, ma mica la buttiamo, vero?
L'organizzatore rotante per le spezie è utilissimo e ve lo straconsiglio perché io mi trovo benissimo. È una di quelle cose mai più senza. Pulisco esternamente tutti i barattolini delle spezie perché a volte mentre si cucina si sporcano all'esterno. Prendo un barattolino vuoto e lo riutilizzo per metterci delle spezie. Riorganizzo nuovamente tutto con la stessa logica perché mi trovo molto bene. Secondo mobiletto sistemato. E ora passiamo all'ultima parte. Come anche fatto per i precedenti, svuoto anche questo completamente. Pulisco tutto con acqua e sgrassatore. Ho miscelato tutto nello spruzzino, così è molto più semplice. Ed infine risciacquo. Questa è la situazione, quindi iniziamo a riorganizzare tutto. Ordino il lievito e la vanillina in base alla scadenza, in modo da consumare prima quella con scadenza più ravvicinata. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna. I legumi che sono in questi contenitori li metto tutti in ammollo per cucinarli poi il giorno dopo.
Li peso in modo da avere la quantità esatta da cucinare in pentola a pressione. Ne cucino un bel po' così faccio un po' di scorta da mettere in congelatore. E ora posso riempire i contenitori con i legumi acquistati di recente. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Ora riorganizziamo di nuovo tutto nel mobile. E questo è il risultato. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.